Allora, io mi chiamo Walter Strano e in parte è che mi occupo di base dati, sia Oracle che ormai SQL. In questa sessione pomeridiana, che sarà divisa in due parti, affronteremo un discorso penso che sia interessante per tutti voi, cioè come migrare e quali sono gli accorgimenti da utilizzare una base dati MySQL 5.7 verso una base dati MySQL versione 8. La prima parte, che durerà spero meno di mezz'ora, sarà illustrativa, ok? E la seconda parte poi sarà pratica, quindi andremo a mettere in pratica quello che andremo a leggere poc'anzi, quindi scriverò. Eseguiremo una upgrade 578 e poi approfittando appunto della lezione utilizzeremo degli strumenti molto interessanti, un strumento molto interessante che ci permetterà poi di costruire un nido di cluster in un tempo molto rapido. Quindi, di cosa parleremo in questa prima parte? Approcci all'upgrade. Checklist per l'aggiornamento alla versione 8. Parleremo di uno strumento che si chiama Upgrade Checker, che ci consente di verificare se la base dati è in grado di poter essere aggiornata alla versione 8. Parleremo di questo strumento interessante che vi accennavo, cioè del cloning. E appunto poi l'ultima parte, la seconda parte insomma, del mio intervento sarà una dimostrazione pratica. Cominciamo con il primo argomento, cioè approcci all'upgrade. Allora, questa diciamo, situazione verrà descritta anche velocemente Marco nel suo intervento di prima, ovvero MySQL consente di eseguire upgrade solo tra release cosiddette GA. General Available, quindi diciamo le versioni ufficiali. Voi sapete che MySQL, essendo un prodotto open source, ha anche la possibilità di mettere diciamo, tra virgolette, in commercio delle release beta. Okay? MySQL non consente di aggiornare tra una versione beta e un'altra, o tra una versione beta e una versione definitiva delle GA, ma solo della versione GA. Per quanto riguarda la 8, la prima disponibile è la 8.11, la versione attuale invece attualmente disponibile è la 8.0.18. Quindi upgrade solo tra versioni GA, non solo, ma solo tra versioni consecutive, anche questo vi è stato in parte detto da Marco nell'intervento precedente. Quindi da 5.6 a 5.7 è consentito, da 5.7 a 8 è consentito perché sono consecutive, da 5.6 a 8 non è consentito. Allora, voi sapete, non so se voi sapete, o quanti di voi lo sanno, che la 8 in realtà è una 5.8, quindi è una versione consecutiva alla 5.7, solo che MySQL ha cambiato in pratica proprio a partire dalla versione 8. Quindi di fatto, anche se potrebbe non sembrare una situazione consecutiva, in realtà sono due linee consecutive. All'interno della stessa versione è possibile passare da una release all'altra anche se non è consecutiva. Quindi io ho messo degli esempi che non sono solamente quelli possibili, ma giusto per darvi un'idea. Quindi se io mi trovo in partenza con una versione 5.7.22 posso passare ad una 5.7.28, che è l'ultima release disponibile della 5.7 attualmente disponibile. Ma posso anche passare da una 8.11 a una 8.18,
saltare di release all'interno della stessa versione. Se devo predisporre un upgrade da una versione a un'altra, ora mi consiglia di aggiornare innanzitutto la versione corrente all'ultima release disponibile, ok? Per cui passando da una 5.7 a una 8 si dovrà necessariamente passare ad una versione 5.7, una release 5.7.8 prima di poter passare ad una 8 qualsiasi. Io ho segnato infatti 8.0.11 o consecutivo, cioè io una volta che mi trovo in 5.7.8 posso passare anche subito a una 8.0.18, non devo partire dalla prima release della 8. Se invece mi trovo in una release intermedia, una 5.7.25 per esempio, non è che io non posso passare ad una 8, ma non è consigliato. Perché? Perché potrebbe essere più difficoltoso l'upgrade, questo passaggio. Perché? Perché la 5.7.25 magari non è totalmente compatibile rispetto alle sue release, rispetto alle sue feature, potrebbe non essere compatibile per un passaggio diretto alla 8. A prescindere dalle versioni a cui si vuole arrivare, ma sì, quella di mettere a disposizione due modalità di upgrade. La prima delle quali si chiama in place. La modalità in place consiste semplicemente nell'andare a sovrascrivere i binari attuali con quelli della versione a cui voglio arrivare. Quindi io ho un'installazione 5.7. Guardiamo ad esempio l'installazione su piattaforme Linux. Io mi scarico gli RPM, i pacchetti relativi ad una versione 8, li installo con U1 piuttosto che con RPM sul sistema operativo e vado di fatto a sovrascrivere l'installazione corrente. Questa è la modalità in place. Quando mi è utile l'installazione in place? Quando ho una base dati molto grande che non mi posso permettere di migrare a un'altra modalità. Marco stesso vi ha detto prima che io posso benissimo passare da una 5.5 a una 8 con una single dump, per esempio. Non lo posso fare con Enterprise Backup, per esempio. Se ho una base dati di centinaia di giga, ovviamente questa scelta non è la più indicata, perché avrei un fermo di parecchie ore. La modalità in place mi permette di aggiornare una base dati, diciamo, indipendentemente dalla dimensione della base dati stessa. Non è proprio così, nel senso che è chiaro che una base dati di 1 giga non è equiparabile a una base dati di 1 tera, però non è la dimensione non è direttamente proporzionale al tempo che impiega il MySQL ad eseguire un aggiornamento in place. Il comportamento dell'aggiornamento in place è cambiato a partire da una certa release della versione 8, in quanto fino alla versione 8.0.15 era suddivisa in 4 step, ovvero shutdown pulito del server, poi vediamo cosa significa pulito, aggiornamento del dizionario dati, cioè tabelle del DB MySQL, cioè il DB, uno dei DB interni della base MySQL. Quando viene fatto questo aggiornamento, questa prima fase di aggiornamento, viene fatto a riavvio del server MySQL, non del server inteso come macchina, come virtual machine piuttosto che macchina fisica, ma a riavvio del servizio MySQL, il MySQL B. Una volta riavviato il servizio MySQL, devo eseguire un comando manuale
Noi Single Score Upgrade, che è un client che si trova tra i binari di MySQL, quindi noi seguo la linea di comando. Il MySQL, il comando MySQL Upgrade esegue l'upgrade di tutto il resto del mio server MySQL, quindi l'information schema, la performance schema, il database sys e tutti i database custom, quelli applicativi, quelli creati da voi. Poi l'ultimo step per concludere definitivamente il mio upgrade, riesego e riavvio l'avvio del server MySQL, il MySQL. Ok? Quindi sono quattro fasi ben distinte, ognuna delle quali ha una certa durata, ma che, come vi ho detto, non è direttamente proporzionale alla dimensione della base dati. Cioè non è che un database intero impiega 100 volte tanto quanto impiegherebbe un DB di 10 giga. A partire dalla versione 8.0.16 l'aggiornamento è stato compresso in due fasi, ok? Quindi sia in termini di tempo che proprio di facilità di effettuazione è stato migliorato. Per cui ci sarà la prima fase, che è lo shutdown pulito del server, e poi la seconda fase, che in realtà comprende la fase 2, le fasi 2, 3, 4 del punto di sopra. Per cui io, facendo il restart del servizio MySQL DB, avendo un 8.0.16 e successive, vado ad eseguire in automatico il punto 2, cioè aggiornamento della missione radar, il punto 3, aggiornamento del server, e il riavvio del server punto 4. Quindi ho condensato la mia attività in solo due fasi. In realtà poi è possibile disabilitare questa nuova funzionalità, quindi se qualcuno di voi, per motivi che sapete voi, vuole comunque procedere con un aggiornamento di quattro fasi, perché magari vuole diluire nel tempo o farlo in momenti diversi, può abilitare un flag per dire al motore MySQL di utilizzare la vecchia modalità. Seconda tipologia di aggiornamento, upgrade logico. L'upgrade logico consiste semplicemente nell'esportare la mia base dati con uno strumento che può essere MySQL dump o MySQL pump e importarlo in una base dati di versione successiva. Quindi di fatto è la tecnica di backup logico che io utilizzo in questo caso non come backup ma come modalità di aggiornamento. Quando lo uso? Lo uso su base dati piccole, lo uso quando posso permettermi un fermo operativo, oppure se voglio non solo aggiornare ma anche migrare la mia base dati da un server ad un altro. L'inplace avviene all'interno della stessa macchina, il backup logico io lo posso fare individualmente, posso creare un'altra istanza di MySQL con una versione successiva all'interno dello stesso server, oppure posso migrare la mia base dati da un server a un altro. Se noi migriamo la base dati con MySQL dump, come vi ha ricordato Marco nell'intervento di prima, bisogna stare attenti anche a portarsi appresso tutte le utenze con tutte le client, cosa che non fa il MySQL dump, ma che fa invece il MySQL pump attraverso queste opzioni, cioè meno users e escludendo il database. Quindi io eseguo un dump solamente dei metadati degli utenti senza i dati veri e propri. Ok, adesso vediamo, nel senso fino a qua tutto semplice, tutto bello, tutto interessante, tutto rapido. In realtà per migrare una base dati alla versione 8 bisogna tenere presenti molti aspetti, ok? Perché? Perché sono cambiati molti standard, sono cambiati i single mode, sono cambiati le foto delle variabili, è
cambiato il character set, è cambiato la modalità di criptaggio delle password degli utenti. Per cui non è banalissimo migrare a 1.8, è semplice una volta, diciamo, una volta sanata la mia base dati di partenza. Però questo processo di, appunto, di sanamento della base dati potrebbe richiedere molti giorni, se non mesi, a seconda della complessità della mia base dati e a seconda di quanto è disegnata rispetto a quello che si aspetta da 8. Allora, io qui ho indicato alcune modifiche importanti che sono state introdotte nella 8, ma ce ne sono più di 20, sono più di 20 o circa 20, insomma, i punti di attenzione che bisogna verificare prima di migrare un 8. Io qui ho inserito alcuni più importanti, diciamo. Ad esempio, una cosa che mi è capitata anche recentemente da un cliente, sono state introdotte delle parole riservate. Esiste, è stata creata una tabella dentro un database MySQL che contiene l'elenco delle parole riservate, quindi oggetti che si chiamano, ad esempio, cosa è capitato del cliente? È capitato un oggetto che si chiamava, una tabella che si chiamava users, mi pare, un'altra che si chiamava links. Queste parole sono entrate riservate, quindi in quel caso io devo cambiare nome agli oggetti o alle colonne di una tabella per renderla conforme ad una versione 8. Devo fare in modo o devo verificare se esistono tabelle partizionate che non risiedono su storage engine in ODB, in quanto la 8 non supporta più partizionamento su MyAsm, per esempio. Quindi io devo migrare le tabelle da uno storage engine diverso da NordB verso NordB per renderlo conforme. Devo stare aperta la lunghezza dei nomi delle foreign key, che non sono meno di 64 caratteri. Devo stare attento alla lunghezza delle colonne di una lista, sempre che non sono meno di 64 caratteri. Devo stare attento agli elementi di una colonna num. La colonna num è una colonna che contiene più valori, una sorta di lista di possibili valori che può assumere quella colonna. Ebbene, questa lista non può assumere 255 caratteri. Devo stare attento al character set, cioè devo vedere se i miei dati sono compatibili con il character set nuovo di default della 8, che è diventato UTF-8/24. Altro fattore importante, devo stare attento a come io ho creato gli utenti, ovvero con quale modalità di password io ho assegnato agli utenti che ho creato, in quanto il default della 8 è diventato hash di SHA password. Quindi per default le password degli utenti che creo vengono criptate. Non posso più utilizzare password plain, diciamo, in chiaro. Okay. Le release notes delle varie versioni vi dicono, vengono in soccorso, perché vi dicono quali sono gli standard rispetto ad una certa versione, quali sono i valori default, i valori ammessi, eccetera. Allora, alcune non conformità vanno sanate prima dell'aggiornamento. Okay. Ci sono delle attività che non sono automatizzate. Quando noi eseguiamo a prendere, non vengono effettuati in automatico da MySQL. Per esempio, il fatto di avere oggetti con nomi riservati, è chiaro che non è MySQL che può scegliere che nome dare a questi oggetti che non sono conformi. Questa attività aspetta a voi, quindi dovete mettere in sana pianta a verificare tutte le eventuali inconformità e a cambiare gli oggetti, con tutto quello che ne consegue, quindi modifica applicativa. Alcune invece, altre anomalie, come ad esempio quelle riguardanti il character set e il plugin di autenticazione, quindi hash, sharing password,
possono essere gestite impostando variabili di riferimento al valore precedente a 8. Cioè, se per voi l'attività di sanatoria di tutte le password degli utenti, o se non volete controllare tutte le colonne con un certo character set, potete comunque impostare il vostro file di configurazione nel MyGNF i valori precedenti alla 8, quindi migrare la base dati alla 8, ma dando ad alcuni parametri i valori precedenti alla 8, in modo da renderli diciamo compatibili senza doverli sanare. Quindi, se non volete applicare il nuovo algoritmo di autenticazione, mettete che il plugin di default è quello precedente all'8, non mi ricordo come si chiama, inserite nel MyGNF e quindi la vostra base dati partirà senza il nuovo algoritmo di autenticazione, ma utilizzerà quello della 5.7. Altro punto di attenzione: prima vi ho parlato di shutdown pulito. Allora, il log del MySQL sono stati modificati a livello interno di struttura da 5.7 a 8. Questo che significa? Significa che quando voi eseguite un aggiornamento in place, questo vale per l'aggiornamento in place, dovete fare in modo che tutte le transazioni che risiedono nel log vengano flushate nella base dati, quindi vengono scritte nei data file, insomma, nelle tabelle, in modo da pulire il contenuto di questi log. Questa operazione si esegue con lo shutdown pulito, cioè impostando la variabile globale di sistema inodb fast shutdown a 0, cioè non eseguire, disabilita il fast shutdown. Il fast shutdown vi permette di chiudere una base dati in un tempo veloce. Perché? Perché appunto avete fatto il flush di tutto il contenuto di reload sul disco. Ok? Impostando il valore a 0, il default è 1, ok? Quindi lui normalmente così esegue un fast shutdown. Impostando il valore a 0 si disabilita questa funzionalità e si esegue uno shutdown pulito che in caso di forte attività potrebbe rallentare la chiusura del DB, però vi consente poi di avere una situazione pulita di partenza per poter poi eseguire un upgrade in place all'8.0x. Allora, tutti questi controlli di cui vi dicevo vengono eseguiti per noi dal MySQL stesso attraverso una funzionalità che si chiama upgrade, appunto, che viene richiamata attraverso la MySQL shell. Qualcuno di voi ha utilizzato anche oppure a conoscenza della MySQL shell, sa che cos'è? Ok, non tutti, qualcuno. Allora, praticamente MySQL shell è un client che esiste anche con la versione 5.7 che è scritto in Java e ci consente di interagire con la base dati di MySQL. Ed è fondamentale, più che altro è l'unico strumento che ci consente di configurare un InnoDB cluster. La MySQL shell ha dei comandi privati, nativi, con una sintassi che non è una sintassi SQL, ma sono appunto sintassi JavaScript, che ci consentono di operare sulla nostra base dati. Ebbene, questo upgrade check, questa funzionalità di controllo, può essere eseguita solamente installando la MySQL shell, che è un clientino che si trova anche in versione commercial,
non è una funzione da surpass, lo potete utilizzare anche in modalità commercial. Prima della release 8.0.13, quindi fino alla versione 8.0.12, il checker si poteva richiamare all'interno del prompt della mia SQL Shell. Quindi io mi connettivo alla mia SQL Shell con il client MySQL SH e scrivevo questa call, insomma, la call a questo package del MySQL Shell, cioè il check for server upgrade. Da 8.0.13 in poi io posso richiamare questa funzione di controllo anche la linea di comando, quindi come argomento del client MySQL Shell. Quindi MySQL Shell meno meno spazio util check for server upgrade con le credenziali di accesso alla base dati, quindi utente chiocciola host sulla porta 3306 o sulla porta che avete definito voi di ascolto. Allora, per default la MySQL il page checker verifica la compatibilità della vostra base dati con la versione della MySQL Shell stessa. Quindi se io installo una MySQL Shell versione 8.0.14, per default la funzione verifica se la base dati è compatibile ad un upgrade alla versione 8.0.14. Dalla release 8.0.13 di MySQL Shell, non del DB, di MySQL Shell, io posso definire una target version, cioè posso dirgli di verificare la compatibilità non alla propria versione, ma ad una qualsiasi versione 8. Quindi ho installato la MySQL Shell 8.0.13, vi sto dicendo verifica se la base dati è compatibile, è pronta per essere aggiornata ad un 8.0.11. Quindi gli posso dare una target version di riferimento per eseguire i suoi controlli. Non solo, dalla 8.0.16 io posso effettuare fare le verifiche anche sul file di configurazione, sul MyCNF, cioè gli dico non solo verifica la base dati, ma verifica anche se il mio MyCNF contiene dei valori compatibili e che comunque sono accettati ad una versione che in questo caso ad esempio è una 8.0.15 o una 8.0.18. Questo perché? Perché essendo cambiati i valori di default o comunque i limiti di determinate variabili, io devo verificare se questi valori sono accettati anche sulla versione 8. Allora, aspetto importante, la page checker non risolve gli errori, ma li elenca, ok? Quando voi eseguite il comando, voi potete generare un output o in formato testuale o in formato JSON, per esempio. E per ogni punto che lui verifica, vi dice se la base dati è conforme o meno. Ad esempio, ci sono tabelle partizionate su storage engine non in ODB? Se va tutto bene, mi dice no, è tutto corretto. Se ce ne sono, mi elenca le tabelle non conformi. Ci sono utenti che hanno password con una password per un plugin dell'applicazione diverso da quello che si aspetta da 8? Sì, che mi elenca gli utenti. Oppure no, va tutto bene. Ci sono oggetti che hanno nomi riservati? Sì, no, e così via. Quindi ti genera un report, ma non ti risolve il problema, ti aiuta a intercettare le difformità. Però poi la sanatoria va fatta a mano,
ok? Quindi vi aiuta a trovare il problema, ma lo dovete risolvere voi il problema. Ora parliamo di una funzionalità molto interessante che è stata introdotta nella versione 8.0.17, ok? Ed è la funzionalità di cloning. Questa funzionalità, come dice il nome, mi permette di clonare una base dati MySQL. Ad esempio, per velocizzare il provisioning di determinati ambienti. Ad esempio, io a partire da un ambiente di test mi creo un ambiente di sviluppo, un ambiente di collaudo. Quindi clonando quell'ambiente lì, su altre macchine vado a creare una copia speculare della base dati. Oppure lo uso, come vedremo poi nella dimostrazione pratica, per andarmi a configurare i nodi che andranno a comporre il mio IoT di cluster. Quindi di fatto mi va a velocizzare un processo che prima potevo effettuare in due modi, o con MySQL Dump o con l'Enterprise Backup. Queste erano le modalità con cui io andavo prima a clonare, tra virgolette, un ambiente da un'altra parte. Il cloning è una funzionalità che si installa attraverso una libreria, attraverso un plugin, ma si lo chiamiamo plugin, cioè una sigla di storclone.so. Quindi non è una funzionalità che esiste in partenza, va abilitata. Quindi io devo innanzitutto avere una 8.0.17 successiva, ma devo anche abilitare la funzionalità per poterla utilizzare. Il cloning lo posso eseguire in due modi: o manualmente, con un comando ad hoc che si chiama clone instance from. Ok, quindi io mi connetto alla base dati resilient, cioè la base dati che riceverà il clone, ed eseguo questo comando dandogli che cosa? Dandogli il riferimento della base dati donor, cioè la master, chiamandola anche. Connettiti alla base dati che ti dico io e clonala in questo punto dove sono connesso, dandogli anche le credenziali dell'utente che è abilitato ad effettuare il clone. Ok? Quindi io qui ve l'ho semplificata, però in realtà poi vedremo una dimostrazione pratica che innanzitutto le basi dati devono essere preparate al clone, quindi non solo devo installare un plugin, ma è buona norma anche creare un utente adibito a questo scopo. Quindi non vado a utilizzare root per clonare, ma mi creo un utente ad hoc con determinati grant con il quale l'utente va ad effettuare il clone. L'altra modalità, che è più automatica, è quella attraverso la add instance della MySQL Shell, che andremo a vedere sempre nella dimostrazione. Cioè, nel momento in cui vado a definire un IoT cluster e vado ad aggiungere un nodo alla mia definizione del cluster, la MySQL Shell mi chiederà: come vuoi aggiungere questo nodo? Attraverso un clone del nodo principale o attraverso la vecchia modalità, cioè l'incremental recovery, che consiste nell'applicare il contenuto dei bin log del bin master? Per default, visto che esiste questa funzionalità, verrà applicato il metodo clone. Quindi se io
se a questa domanda io rispondo con un invio senza scrivere niente, l'aggiunta dell'istanza verrà effettuata attraverso il clone. Allora, innanzitutto, dalle mie parole mi potrebbe venire in mente a questo punto di sostituire tutte le vostre vecchie procedure di migrazione, di navigazione, di backup con il clone. In realtà l'aspetto più importante del clone è che non è un sostituto del backup, quindi io non lo devo utilizzare come nuova modalità di backup di una base dati. Questo perché? Perché io non vado né a clonare il file di configurazione, quindi immagine F non viene clonato, e non vado a clonare neanche i binary logs. Okay. Viene fatto un clone solamente degli IBD, file IBD, sostanzialmente, quindi proprio le tabelle del database. Tutto ciò che è accessorio, quindi binary logs, relay logs, MyCNF e compagnia bella, non vengono clonati. Okay. Cosa invece che viene fatta con l'enterprise backup? L'enterprise backup copia tutto il contenuto della vostra data viva, quindi tutto quello che c'è dentro, database, binary logs, relay logs, MyCNF, auto.cnf, eccetera, vengono backuppati nell'enterprise backup. Col clone non è possibile. Il clone supporta solo lo storage engine InnoDB. Quindi, se voi avete tabelle che risiedono su un altro storage engine, il clone le creerà vuote. Quindi la struttura ve la clona, ma non il contenuto. Durante la clonazione vengono bloccate tutte le DTL del server sorgente. Ok, quindi altro aspetto che non lo rende uguale o simile al backup. Il server che diventerà il clone, cioè il recipient, perde tutti i dati e i binary logs. Che significa? Se io ho pensato di utilizzare il clone per eseguire una sorta di merge tra due ambienti, ho sbagliato tattica, ho sbagliato proprio target, perché io vado a ricoprire completamente i dati del DB resilient, quindi io non posso eseguire cloni incrementali, cloni parziali, viene fatta una ricopertura completa. Ok, passiamo subito alla dimostrazione pratica. Io ho creato due macchine virtuali. Sulla prima macchina virtuale è installato già un motore 5.7.28 e su questa andremo a fare un aggiornamento alla versione 8.0.18. Una volta aggiornata la versione, andremo a creare e a configurare un InnoDB cluster utilizzando la MySQL Shell e utilizzando il cloning. Okay. In realtà vi farò vedere sia la modalità manuale di clonazione che quella automatica con la MySQL Shell. Quindi io vado a duplicare il nodo 2 attraverso il clone manuale, mentre il nodo 3 lo andrò a clonare direttamente con la MySQL Shell. Allora, qui il servizio è già attivo.
Ok. Siamo quelli che si chiedono 5728 Enterprise. Quello che andremo a fare è un aggiornamento in place alla versione 8.0.18. Quindi rispetto a quanto è stato detto prima, andremo ad eseguire un upgrade checker per verificare innanzitutto se la base dati è pronta a poter essere aggiornata. Ok, vedete che la base dati ovviamente è una base dati vuota, ci sono solamente i database di sistema, però era giusto per farvi capire qual era l'output prodotto dalla pre-checker. Per cui vi elenca tutta una serie di controlli, quindi l'utilizzo di type temporali non più supportati, l'esistenza o meno di oggetti che hanno parole riservate con nomi, che hanno, sono diventati parole riservate, tabelle partizionali che non utilizzano il native partitioning, cioè quello su MongoDB, nomi di foreign key con più lunghi 64 caratteri, insomma ci sono alcuni di quelli che vi ho già indicato, più tutta un'altra serie, insomma, tabelle partizionali che utilizzano tempo space condivise, shared tempo space, oppure l'utilizzo di funzioni di mosse, quindi che non esistono più, insomma sono circa una ventina di controlli che poi vi dà il risultato dei controlli stessi, quindi zero errori, un solo warning e zero modifiche, diciamo 19 punti esattamente. Ok? Quindi, come vi ho detto, viene prodotto un report, ma non devono sanare le eventuali anomalie. Quindi, però il punto non conforme vi dovete mettere normalmente a sanare e poi eventualmente a ripetere il controllo fino ad arrivare a una situazione pulita. Visto che
si ha una situazione pulita, perché l'IDB in realtà non contiene alcuni database applicativi, andiamo a procedere con il nostro aggiornamento, per cui faremo innanzitutto un fast shutdown, un cold shutdown, variabile che potete modificare anche a caldo. Okay. A questo punto andiamo a spegnere la base dati. Servizio spento. Andiamo ad installare a questo punto i binari relativi, i pacchetti di RPM relativi all'installazione 8.0.18. Nelle altre due macchine il motore è già 8.0.18, okay. Quindi questa parte viene prepassata. Upgrade in place, stiamo effettuando un upgrade in place, quindi rimanendo sulla stessa macchina e andando a sovrascrivere i binari del MySQL. Ovviamente non stiamo pulendo o screcciando la base dati, cioè la data dir ovviamente rimane intatta. Quello che stiamo facendo è semplicemente cambiare i binari passando ad una versione successiva. Ovviamente sul server di produzione questa attività è più veloce, perché questo lavorando sul mio PC con delle macchine virtuali, stiamo installando 2 giga di binari, però insomma in questo caso il fermo sarebbe anche più ridotto, insomma, rispetto a quello che state vedendo voi. Questo ovviamente è il pacchetto più grande che stai installando, gli altri sono molto più piccoli. Ok, l'upgrade, la prima parte dell'upgrade è completata. Essendo questa una versione 8.0.18, come abbiamo visto nelle slide, l'upgrade si compone in due fasi: installazione dei binari, riavvio del servizio, quindi system CTL start as it. Perché ci sta impiegando un po' di tempo? Perché sta effettuando le famose fasi 2, 3, 4 che abbiamo visto, che vengono effettuate fino alla versione 8.0.15.
quindi sta aggiornando i database di servizio e gli eventuali database applicativi custom che noi non abbiamo perché l'installazione è quella, diciamo, di partenza. Quindi ci sono solo IDB, Information Schema, SIS, Performance Schema e basta. E ma sì. Ok. L'aggiornamento è completato, quindi nel giro di 10 minuti più o meno abbiamo migrato, abbiamo aggiornato una base dati da 5.7 a 8. 10 minuti della mia macchina virtuale, che appunto saranno anche di meno su un server di produzione, appunto di un server reale, diciamo. Ok, a questo punto, avendo a disposizione una istanza 8.0.18, andiamo a configurare in maniera abbastanza rapida un IODB cluster. L'IODB cluster, per poter esistere, deve avere quantomeno tre nodi, deve essere composto quantomeno da tre nodi per essere fault tolerant, cioè in modo tale che cadendo un nodo il servizio rimane intero sugli altri due. Normalmente lo si configura sempre a nodi dispari, quindi o a 3 o a 5 nodi, non si va mai oltre i 5 nodi. È un discorso poi di sincronizzazione che diventa troppo farraginoso e perde di performance, perché un conto è allineare per nodi tra di loro, un conto è allineare 5, 7, 9, del genere. Nel frattempo sto accendendo anche la terza macchina. Allora, che cosa andiamo a fare qui? Allora, abbiamo detto che il secondo nodo verrà clonato manualmente, giusto per farvi vedere in pratica come si fa. La prima cosa da fare è installare il plugin di clonazione. Quindi il MySQL.so. Vado a crearmi poi un utente con cui eseguire la clonazione. Gli vado a dare dei permessi particolari. Potrei anche farlo con il root volendo, questo è per fare le cose un po' più a modo. La stessa configurazione più o meno va fatta anche sul server resilient, quello che riceverà il clone. Per cui non solo vado a definire e a configurare il nodo master, ma anche tutti quelli che riceveranno il clone. Thank you.
get vado a dare più o meno le stesse informazioni. In realtà ci sono anche delle impostazioni aggiuntive che devo fare, come ad esempio andare a definire il donor, cioè il nodo master. Quindi installo il plugin, vado a definire il mio donor che è MySQL Day 1, la mia prima macchina virtuale sulla porta 4306, vado a creare l'utente di clonazione e gli vado a dare insomma i privilegi necessari. A questo punto l'ambiente è pronto per ricevere la clonazione e vado ad eseguire il comando manuale di clonazione. Quindi clona l'istanza a partire da MySQL Day 1 utilizzando l'utente clone user con una certa password. Allora, qui questo comando non è molto veloce, no? Non vi dà diciamo l'andamento. In realtà se vi mettete in tail su msqld.log avete l'idea di quello che sta succedendo. In realtà poi vediamo che utilizzando invece la MySQL Shell io ho l'aggiornamento visibile. Ok, quindi un'altra differenza rispetto al clone manuale è che richiamandolo attraverso la MySQL Shell io anche vedo anche a video quello che sta succedendo, i vari step che vengono eseguiti per la clonazione. Ok, a questo punto abbiamo diciamo due nodi pieni tra virgolette e un terzo nodo che è vuoto e che verrà clonato con la MySQL Shell, e ciò mi permetterà di tirare in piedi appunto un MySQL in un cluster. Mi metto sul nodo 1 perché diciamo lo vado a considerare il mio nodo master. Adesso farò tutto da MySQL Shell perché abbiamo detto che è il client con cui io, l'unico modo in cui io vado a configurare il mio cluster. Io qui non ho, giustamente, ho solo il root at localhost di un utente, non ho root che si può collegare da altri nodi.
perché anche se mi sto connettendo localmente, però avendo di dato stream e porta è come se sto simulando un accesso dall'esterno. Alla base dati attraverso la MySQL Shell. Ok? A questo punto cosa vado a fare? Vado a configurare l'istanza per poter far parte di un DB cluster. Se qualcuno di voi ha lavorato con la group replication, si ricorderà, oppure ve lo dico io, la group replication è, diciamo, la versione brutta, il fratello brutto del DB cluster. Il funzionamento è lo stesso, diciamo, però la configurazione è tutta manuale, quindi io devo andare a editare il mio immagine NF, devo andare a scrivere tutta una serie di comandi, di variabili per tirar su l'ambiente group replication. Tutte queste attività le esegue automaticamente la MySQL Shell. Io gli dico configurami il nodo, lui va a fare un check di tutti i parametri e li imposta ai valori che si devono utilizzare per tirar su un DB cluster. Fa restart anche automatico dell'istanza e rende il nodo operativo. Ok? Quindi lo fa tutto con un unico comando. Ecco perché dicevo che la MySQL Shell è l'unico strumento che ti consente di configurare un DB cluster. Qui passiamo questa funzione, quindi vai a configurare l'istanza. Quale istanza? Ma si può dei rapporti, quindi quella in questo caso locale, connettendoti come root. Però per configurare il cluster non utilizza root, ma utilizza un altro utente, cioè il cluster administrator. Ok? Quindi noi gli stiamo dicendo anche di creare un utente con il quale gestire il cluster. Quindi aggiungere nodi, togliere nodi, verificare lo stato del cluster e così via. Vi passiamo le credenziali di root. Salviamo le credenziali. Allora, il configuri istanza è andato a verificare la conformità della base dati e ci ha restituito queste informazioni, cioè per poter questo nodo far parte di un DB cluster dobbiamo impostare alcune funzionalità, ad esempio dobbiamo abilitare il GTID, dobbiamo dare al server un identificativo unico con l'interno del mio cluster e così via. E lui ci sta chiedendo, poi deve farci queste modifiche, ti faccio anche restart, noi gli diciamo di sì e abbiamo configurato il primo nodo. Ok? A questo punto lo facciamo questo controllo anche sul nodo 2, perché deve far parte anche lui del nostro cluster. Quindi andiamo a creare l'utente come abbiamo fatto sul nodo 1. Ah già, nel frattempo aveva fatto il clone
dopo il clone il server viene fatto ripartire, quindi veramente la sessione rimane, cioè il prompt rimane in piedi, ma in realtà la sessione deve essere ripristinata. All'istanza attraverso una message shell. Salviamo la password e andiamo a eseguire il configure instance del nodo 2. Il tempo che si perde a configurare e poi non ad eseguire l'attività. Infatti, lo devo far vedere in diretta piuttosto che avere già il prompt, insomma. Configuriamo il terzo nodo. Sto solamente configurando le istanze affinché possano far parte di un cluster. Ok, i tre nodi sono pronti per far parte del cluster. Allora adesso andiamo a creare un elemento cluster, se no non dire che non lo avevamo adesso. Ci rispostiamo sul nodo 1 che diventerà il nodo principale, ok? E andiamo a creare il cluster con questo comando qui. Create cluster. Dandogli un nome, io l'ho chiamato MySQL Day 2019. Va a creare con questo comando il cluster con il primo nodo. Quindi in questa fase stiamo creando un cluster di un nodo. Ok, l'istanza principale, il nodo principale viene chiamato seed instance. Quindi abbiamo creato il MinoDB cluster con un nodo e ovviamente cosa ci dice MySQL? Ricordati che devi avere almeno tre istanze per poter avere un cluster vero e proprio, ok?
Se io infatti poi vado a vedere lo stato del mio cluster, ok, questo è il risultato. Quindi ho creato un cluster che si chiama MySQL Day, il cui nodo primario si chiama MySQL Day, la macchina nodo 1, e che non è fault tolerant. Perché? Perché devo avere almeno tre nodi. Mi sta dicendo che il nodo che ho inserito è in modalità read and write e che è di versione 8.0.18. Ho creato un cluster di tipo single primary, cioè le scritture avvengono sempre e solo da un nodo ben preciso. Gli altri due nodi vengono allineati e sono accessibili in modalità ricolli. Ok? Questo è il default, è lo standard del MySQL, quindi un InnoDB cluster single primary. Adesso noi andiamo ad aggiungere i nodi al cluster. E anche qui ci viene aiuto il cloning. Allora, aggiungo il cluster 2 e il nodo 2. Come abbiamo visto nella slide, mi viene chiesto la modalità di allineamento di questo nodo. Noi l'abbiamo già clonato a mano, quindi possiamo utilizzare l'incremental recovery, sono qui i recovery nuovi di tutta la base dati. Invece con l'incremental recovery vengono semplicemente trasferite le differenze tra il nodo 1 e il nodo 2. Verificato se ci sono meno differenze e applica l'eventuale scatto. A partire sempre dal nodo primario, che è il nodo 1. Ripeto, i tempi poi sono più veloci in realtà. La mia macchina, insomma, delle performance sono proprio efficaci, però nel giro di un minuto e mezzo, insomma, che è passato, abbiamo aggiunto anche il secondo nodo. Adesso andiamo a completare la nostra installazione aggiungendo anche il terzo nodo. Io sto facendo tutte queste attività solo da nodo 1. Visto che il terzo nodo è vuoto, lo andiamo ad allineare attraverso il cloning. E come vi dicevo in precedenza, effettuando il cloning in questa modalità, io ho anche evidenza di step che vengono eseguiti e dei tempi di esecuzione dei singoli step.
rispetto a prima che abbiamo usato l'incremento recovery, adesso stiamo seguendo il clone e abbiamo una barra di progresso che ci dice lo stato dello stack che viene eseguito. Quindi che cosa ha fatto? Di fatto ha cancellato i dati attuali, abbiamo detto che il clone ricopre, quindi ha fatto un drop data, poi ha fatto un file copy, ha trasferito i file, ha trasferito le pagine, immagino forse qualcosa che abbia in memoria, e ha trasferito i contenuti dei redo. Una volta che ha effettuato il clone e l'ha eseguito in 67, ha clonato 67 mega in 7 secondi, una volta che ha finito il clone, essendo uno snapshot, ha applicato anche eventuali differenze tra il tempo di clone e lo stato attuale della base del primo nodo. Adesso andiamo a verificare lo stato del nostro cluster e vediamo che di fatto con pochi passaggi abbiamo tirato su un sistema funzionante, quindi abbiamo configurato un IoTB cluster a tre nodi, stavolta è fault tolerant perché abbiamo aggiunto tutti i nodi necessari affinché lo potesse essere, ed essendo single primary abbiamo solamente il MySQL 1 che è in modalità lettura e scrittura, mentre gli altri due sono in read only, RO e RO. Tutte e tre sono in versione 8.0.18 e tutte e tre sono online. Detto questo, io ho concluso. Grazie a voi.